Una delle più grosse invenzioni dell'umanità, dopo il fuoco, gli antibiotici e la Coca-Cola, è questa. La lampada IKEA, Jansjo, che si pronuncia Jansjo, però io la chiamerò Jansjo. E purtroppo queste lampade soffrono di una terribile piaga, una piaga che sicuramente avrà colpito tutti voi che comprate queste lampade che costano veramente poco, credo costasse questa qualcosa attorno ai 5 euro, una bellissima lampada LED. E il problema sostanzialmente è questo. La lampada diventa un segnalatore di emergenza, non si capisce perché. Ci deve essere uno switch da qualche parte che la trasforma in un segnalatore lampeggiante per emergenza, per usi, diciamo, in caso di catastrofi. E quindi oggi cercheremo di risolvere questo problema. Vediamo un po' se ci riusciamo. La gente prende e butta via queste lampade. Io no. Io voglio andarci a fondo, voglio capire le piramidi, per cui adesso userò un alimentatore esterno, perché le persone giustamente dicono si è bruciato il LED non funziona più, e io provo il LED con un alimentatore esterno e come vedete si accende ed è stabile. La luce è fioca perché il mio alimentatore non ce la fa in questo momento a tirare fuori la corrente necessaria. Non so perché deve esserci un difetto nel mio alimentatore che tira fuori meno corrente del dovuto. Dovrò indagare. Il mio alimentatore autocostruito, che non è stato autocostruito da me ma da mio fratello tantissimi anni fa, e che è molto bello, magari un giorno di questi lo vediamo. Però intanto abbiamo capito che il LED funziona e quindi il problema sta sicuramente nell'alimentatore, che adesso andremo a aprire con una violenza inaudita. E vediamo se riesco ad aprire questo alimentatore con il sistema che uso sempre per aprire questi alimentatori, cioè disarticolare l'incollaggio schiacciandolo con la morsa cinese. Mi piacerebbe trovare una morsa vintage. Ecco, io schiaccio e magari gli do un aiutino. Adesso lo schiaccio dall'altra parte, vediamo. No, niente. Sarà difficile aprire questo alimentatore, perché ho il sospetto che sia complicato. Ora io qua ci piazzo il cacciavite in mezzo, dove c'è la tacca, e proviamo così. Ecco, forse un po' meglio. No, è solido. È solido. Non è facile. Vediamo così. Ci piazzo questo coso in mezzo. Ma non si apre. Se non riusciamo ad aprire qua è un problema. Devo prendere un cacciavitone. Noi abbiamo il diritto di riparare questa lampada. Ah, guardate, sto riuscendo ad aprire. Sì, ce l'ho fatta. Si è aperto come una cozza. Ah, vediamo se riesco a... Ok, ed eccolo qua, adesso lo analizziamo, ma già gli occhi esperti possono capire immediatamente qual è il problema.
Questo è un condensatore danneggiato. La solita piaga dei condensatori difettosi. Non abbiamo danneggiato il circuito, quindi bene. Ora, questo è color dorato e questi qua invece no, quindi non ci sono altri condensatori di questa marca. Quindi sostituendo questo noi risolviamo il problema. Cosa che faremo immediatamente, immediatamente. Mentre il saldatore si scalda, io vedo di tagliare questo blob di silicone che mettono. Diciamo che viene messo per tenere fermi i componenti, ma io sospetto sempre che viene messo per rendere difficoltosa la riparazione, perché sotto questo troiaio ci sono dei componenti e per raggiungere questi componenti devi andare a togliere questa roba e ciò crea fastidio, ci costringe sempre a nominare il nome del Signore in vano più e più volte. Ecco, vedete, qua c'è il chip dell'alimentatore PWM. E magari riusciamo a leggere la sigla, se riesco a togliere questo troiaio. Non che ci interessi particolarmente saperlo, ma eccolo qua, PHY3680A, che se non ricordo male è abbastanza comune. Poi qui abbiamo un fusibile, che è quello rosso, sembrerebbe un fusibile, ma forse in realtà è un condensatore di filtro. E qua c'è un altro condensatore di filtro giallo, qua abbiamo due condensatori grossi che penso siano alta tensione. Non riesco a leggere. Eh sì, da 400 volt. 400 volt, 2,2 microfarad. Condensatore di livellamento sull'alta tensione. Va bene, sostituiamo questo, bando alle ciance e risolviamo questo problema. Come prima cosa lo dissaldiamo. Così vediamo se riesco a leggere la sigla. Stagno ovviamente maledetto ROHS, che come vedete non si scioglie. Ah, ecco, ci ho messo un po', ma devo alzare la temperatura. Questo stagno maledetto, piaga dannata. Maledetti. Comunque, circuito ben fatto, isolamento a posto. Bene. L'allergia oggi mi sta massacrando. È tutto il giorno che starnuto. Quindi mi sentirete sternutire. Vedete, sto dissaldando. Scaldo e sposto un piedino per volta col dito. Scaldo e tiro. Ecco, è già uscito. Il condensatore è uscito. 1000 microfarad, 6,3 volt. Come al solito. Vediamo cosa troviamo nel cassetto dei componenti. Vedo che qua la serigrafia indica dove va il negativo. E infatti va lì. Beh, puliamo queste piazzole. Senza usare il succhiastagno per renderci la vita difficile. Ecco fatto, abbiamo aperto i buchini. Vediamo se riesco a usare questi della Wendel, che forse sono un po' altini, però magari con un po' di violenza riusciamo a farli entrare qui. Io adesso trimmo questi piedini. E ficcherò il condensatore. Ah, ci sono due piazzole, vedete, per poter mettere un condensatore più grande.
Quindi pulirò anche l'altra piazzola e vediamo quale è migliore, qual è la più meglio. È dura pulire lo stagno. Ecco fatto, invece no, è abbastanza facile. Ora vediamo se uso l'altra piazzola più grande. È molto, un condensatore più grosso. Perfetto, l'altra piazzola è proprio la sua. Ora dovremmo capire, magari prima di chiuderlo, vediamo. Vediamo se entra. Che dovrebbe entrare così. Ci sbatte. Questo cosa vuol dire? Che siamo costretti a fare un buco per fare uscire il condensatore. Adesso voi lo sapete, questo non è un canale dove si fanno le cose per bene, precise, eccetera. Questo è un canale dove si fanno le cose a cazzo. Ora, io ho notato che il coperchio chiude così. Quindi ho pensato, faccio un buco, faccio uscire il condensatore e me ne sbatto. E questo è il nostro stile, lo stile che piace a noi, fare le cose a cazzo. Ma ho pensato anche un'altra cosa, non l'ho ancora saldato. Ma se io con la pistola ad aria calda scaldo questa plastica e la faccio un pochetto, la faccio uscire un po', creo una bolla, creo lo spazio affinché questo condensatore ci entri, creo uno spazio qui, faccio questa bolla, oppure proprio riscaldo la plastica, ci premo qualcosa di rotondo in modo che faccio entrare il condensatore come si deve. E quindi penso che farò così. Riscalderò la plastica per creare questa bolla. Intanto saldo il condensatore in posizione, così vedrò dove va messo. Solo che non ho la pistola d'aria calda perché non so più dove è finita. E quindi potrei usare la stazione SMD Reworking Station, la stazione d'aria calda, quella appunto per fare le saldature sui chip piccoli. Oppure potrei usare questo. Che ne dite? Cosa userò mai? Ho saldato il condensatore, ma ho scoperto un altro problema. Questi cosi sono crimpati. E succede questo. Come vedete, questo cavetto si muove, fa su e giù dentro la crimpazione. Quindi dovrò recrimparlo meglio. Però adesso ho rimontato il condensatore e proveremo questo alimentatore. Ecco, lo proverò così, semiaperto. Ora collego questa e collego l'alimentatore. E come vedete la lampada è tornata a funzionare. Perfettamente. Ottimo, riparazione effettuata. Ora resta solo da capire come chiudere questo. Ora mi piacerebbe tanto usare lui. Che dite? Userò lui? Ma sì, proviamoci. Vediamo cosa succede. Certo, questo pin, però mi si scioglie questo pin e poi non mi si chiude lì. No, va bene, usiamo la stazione d'aria calda. Questo lo useremo su qualche altra cosa meritevole della nostra attenzione e delicatezza. Mentre questa riscaldava, io ho crimpato meglio questi. Adesso non si muovono più. Ho usato l'apposito attrezzo. Ma adesso vediamo cosa succede con l'aria calda. Se riusciamo a fare questa cosa oppure no. Temperatura al minimo, diciamo 150 gradi. Forse è meglio se uso qualcosa di rotondo. Quindi adesso appoggerò questo in modo da farmi malissimo con l'aria calda. E poi userò... Cosa posso usare? Vediamo, una matita.
Dove cazzo è la matita quando mi serve? Ecco, userò una matita giapponese. Sto scaldando. Vediamo. La plastica è estremamente dura e non si vedete, ho fatto ben poco, forse devo insistere con la temperatura, questa cosa finirà malissimo, lo so. Ecco, mi metto qua e adesso scalderò senza pietà. Ovviamente il telefono è in mezzo al cazzo, quindi lo devo muovere. Come vedete il pirlo se n'è andato a fanculo, ma me ne fotto. Vediamo ora cosa riesco a fare con la matita. È sempre la mia mano in mezzo ai coglioni. Ah, adesso sì. Ah, adesso sì. Vabbè, proviamo. Affanculo, telecamera in mezzo al cazzo. Ecco fatto. Dov'è l'inquadratura, cazzo? Ecco fatto. Vedete? Abbiamo creato questo. Abbiamo creato un... Forse il pirlo lo posso raddrizzare e va ancora bene. Ora ci soffio, raddrizzo. Vediamo se funziona. Vediamo se si chiude. Si chiude, ma abbiamo problemi di pirlo. Abbiamo problemi con il pirlo. E ora anche l'altro non vuole uscire più. E allora lo spacchiamo e vaffanculo. Abbiamo problemi con questo pirlo che ora noi castreremo. Ecco fatto, Fidel Castro. E ora lo rimettiamo. E come vedete si è chiuso perfettamente. Abbiamo vinto. Abbiamo creato lo spazio per il condensatore. Così il troiaio è completo. Potrei dare due punti di colla, sì, ed è quello che farò, darò un paio di punti di colla, probabilmente colla a caldo. Mentre la colla a caldo scalda, io userò la colla artiglio che artiglia e ho deciso che facendo un troiaio l'etichetta originale la metterò da quest'altro lato. Quindi ora non farò come si deve fare, perché ho fretta e me ne fotto, ma metterò l'etichetta così, gliela schiaccio un po' dappertutto, ok, in modo che la colla va su tutta l'etichetta. Dopodiché ricordatevi che questa colla deve prima asciugare per poter incollare, quindi ora io tolgo e faccio asciugare questi due pezzi. Perché sto cazzo di coso non si stacca? Allora io metterò della colla a caldo qui. Forse mi conviene metterla qui. Sì, mi conviene metterlo qui. Vediamo. Metto un po' qui. Giusto dei punti. E se non mi sbrigo io non riuscirò più a chiuderlo sto coso. E chiuditi cazzo! Ecco, io mi sono incollato tutte le dita, ovviamente perché mi sono dimenticato che qua c'era la colla. Però adesso, come vedete, ho richiuso. Ho richiuso questo stronzo. È venuto uno schifo come piace a noi, vedete? Ora, quando la colla artiglio si può toccare, quello è il momento in cui si può incollare. Fa anche rima. Ha, ha!
Ecco, e quindi adesso io questo lo attacco qui. Schiaccio con violenza inaudita e l'etichetta è incollata. Ora il residuo posso semplicemente fare così col dito sui bordi e posso ripulire la colla in eccesso perché è ancora morbida, mentre quella che c'è sotto sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Lavoro completato. La colla a caldo ha fatto un'altra volta il suo dovere. Io adoro la colla a caldo. Io tengo sempre in auto dei bastoncini di colla a caldo per qualsiasi emergenza, tra le tante cose che tengo in auto. È bella questa bolla, bella bolla, devo dire, una bella bolla. È venuta bene, sembra quasi fatta apposta, sembra che qualcosa stia scoppiando dall'interno, sembra un alien pronto a uscire e a mordervi. E quindi mo lo colleghiamo, lo ficcherò qui. In questa presa e accenderò la mia Yanzio, o come cazzo si chiama, Giansgio, la Giansgio, e abbiamo una lampada Giansgio funzionante che prima non lo era, ma ora lo è. Che meraviglia! Tra l'altro questa è la vecchia serie delle lampade Giansgio. Perché vecchia serie? Perché le vecchie serie avevano questo connettore punto linea che era comune negli impianti audio scadenti anni 70, si chiama proprio punto linea. E invece oggi le lampade Giansgio hanno un connettore rotondo che sembra quello delle antenne TV di una volta, che secondo me è un fastidio perché non lo puoi comprare, non lo so se si può comprare in effetti. E poi avevano queste molle con le ventose, molto scomode, mentre quelle di adesso hanno dei pad completi. Queste sono scomode perché, come vedete, dopo un po' di anni le gomme delle ventose si rovinano, si degradano e si spaccano, e quindi niente più ventose, cari amici. Mentre le Giansgio odierne hanno tutto un pad gommato che fa molta più presa, tra l'altro. Qui attaccare le ventose è sempre stato un macello. Quindi quelle nuove sono sicuramente più migliori. Chissà se soffrono di questo problema dei condensatori. Secondo me sì. Secondo me sì. Ora qua c'è un po' di colla a caldo in eccesso, la stacchiamo. Comunque abbiamo finito, abbiamo completato questa riparazione molto facile, direi. La cosa più complicata è aprire questo senza sfasciare il circuito dentro, e in modo poi da poterlo richiudere, ovviamente. Creare questa bolla, oppure fare un buco per far uscire il condensatore, oppure se volete prendere i condensatori della dimensione giusta, ma io me ne sono sbattuto. E così potete riparare le lampade Yanzio. O come cazzo si pronuncia? Io avevo trovato un sito dove si parlava della pronuncia. Vediamo se lo trovo. How to pronounce Giansgio. E si pronuncia. Se si sentisse. Attenzione, attenzione, perché scopro adesso che hanno cambiato la lampada. Di nuovo, perché io ho fatto la ricerca Giansgio o Yanzio e mi dà un prodotto ed è solamente questo, quello USB. Quindi hanno getteriddato l'alimentatore che ho appena aggiustato e l'hanno trasformata in una lampadina USB. USB, che si può collegare, qui dice, al computer. Si sono resi conto forse che il LED consuma veramente poco. L'alimentatore tira fuori 750 mAh, dicono. Ma adesso a quanto pare l'hanno fatta così perché magari pensano: ok, tutti hanno un alimentatore USB, possono attaccare, però non c'è il filo, non c'è la prolunga. E quindi non ho capito, non c'è più la lampadina normale. Vediamo, Giansgio è stata tra le lampade da scrivania. E però lampade da scrivania io vedo altre cose, vedo, vabbè sì, vedo troppe troiate. Insomma, bisognerà indagare di più su questa faccenda. Grazie, questo video non è sponsorizzato da IKEA nemmeno per il cazzo, e non me ne frega un cacchio proprio. E lasciate un like, fate subscribe, fate girare questi video perché spero che aiutino la gente a riparare le lampade Giansgio. Giansgio, le lampade Giansgio.